Grazie Fausto, non ti rubo molto altro tempo, do subito la parola a Stefano per altre domande. Tanto è un Subito. piacere rivederti da troppo Grazie tempo, anche per me Fausto. molto, grazie. E quindi mi allargo e te ne faccio un paio di Sì. domande, probabilmente apparentemente molto più semplici, ma in realtà che aprono, che legandosi a quello che dicevi, si aprono a, aprono, diciamo, dei focus secondo me interessanti. Il primo, tu parli giustamente di lavoro, adesso addirittura d'arrivo il congresso nazionale della CGIL. La domanda che mi sono fatto, sentendo spesso anche iniziative sindacali, è la dirigenza, ma anche il sindacalismo diffuso, hanno compreso, a tuo avviso, l'entità della situazione o continuano o inseguono, cercano, sono ancora indietro rispetto al presente. Della serie, questo congresso può essere un congresso di ripartenza o attende ancora che la cosa, appunto, che si determini una situazione alla Londra all'improvviso, come è accaduto, stupendo un po' tutti, come giustamente dicevi tu. Guarda, non solo perché ho, diciamo, la mia lunghissima militanza sindacale nella CGIL mi obbliga a una disciplina, diciamo. Mi sento meno libero che quando parlo dei soggetti politici. Provo a dirla così, in una cosa un po', diciamo, impressionistica. Quando io sento parlare il segretario della CGIL o leggo una sua intervista, francamente mi pare convincente. Mi pare che dica le cose che devono essere dette. Se poi guardo alla pratica sindacale, io trovo una disintonia con quelle parole. Allora credo che bisogna ragionare su un punto più profondo. Naturalmente trascuro qui quel tanto di in questi anni di appesantimento del sindacato, risucchiato spesso in logiche concertative, persino la formula, no? Diventa parte dei corpi intermedi, dei corpi intermedi. Il sindacato di classe non è un corpo intermedio, rappresenta una parte della società e la rappresenta in conflitto con altre parti. Secondo me questo lento perdere di vista il conflitto essenziale, questo sta capitale lavoro, che porta il sindacato ad essere soggetto politico, ma non nel senso che aveva negli anni 70, cioè soggetto politico per espansione dal conflitto sociale. Il sindacato diventava soggetto politico perché attraverso il conflitto, attraverso la lotta, attraverso il contratto, poneva delle questioni di società e che andavano affrontate sul terreno grande dello spostamento dei rapporti di classe, del mutamento del modello di sviluppo, del mutamento dei rapporti di classe nella società, in quel senso. Mentre adesso politico vuol dire inserito nel quadro istituzionale. Inserito nel quadro istituzionale. E il quadro istituzionale, secondo me, è una prigione. Infatti, ha progressivamente messo fuori dall'ordine dei protagonisti, quelli che appunto si chiamano i corpi intermedi a pur cosa. Giuseppe De Rita ha indagato tantissimo questo fenomeno. Io, alla sua analisi raffinata, aggiungerei che i corpi intermedi sono stati messi in crisi anche per loro responsabilità e per come hanno agito. Non è solo un'offensiva esterna, è anche un problema interno a questa soggettività e a queste istituzioni. Per questa ragione, io so che può sembrare demagogico questa forma, ma il sindacato dovrebbe fare un bagno nei movimenti e nel conflitto. Un bagno. Cioè, bisognerebbe proprio ricostruire dalla terra, laddove il conflitto si esercita nelle forme anche difficili, isolate, segmentate, in cui si produce.
E bisognerebbe liberarsi da alcuni, come dire, da alcune sensi comuni mortiferi. Spesso anche le buone parole del sindacato fanno slittare la questione salariale prevalentemente in direzione dei provvedimenti governativi, il fisco, gli interventi a favore di certe aree sociali, la rivendicazione della misura della rappresentanza, anche per scongiurare i contratti pirati. Tutto giustissimo, tutto giustissimo, ma la condizione è che siano complementari, non sostitutivi del conflitto di classe tra salario, profitto e rendita. Per dirlo più direttamente, tra salario e profitto, il conflitto d'impresa. Allora, perché non c'è questo conflitto così aperto, così esplicito? Cioè, insomma, perché non si chiede un aumento generalizzato dei salari come sarebbe, come dire, elementare? Scusami, tu hai avuto, come ormai hai ripetuto milioni di volte, hai avuto altri paesi interni alla comunità europea in cui i salari sono cresciuti negli ultimi decenni del 30% e in Italia sono scesi del 3%. E ancora, se si guardano le statistiche, si vedono che i dividendi delle società per azioni crescono a ritmi impressionanti e i salari stanno fermi e peraltro sono divorati dai rinnovi contrattuali non effettuati e quando effettuati con un adeguamento all'aumento dei prezzi adesso di fronte a un'inflazione gigantesca, rovinoso. Ecco, allora io penso che il sindacato debba recuperare l'essenziale. E nell'essenziale l'essenziale, appunto, la contesa salariale. Naturalmente, quando parlo di salario in generale. Nel mio salario c'è ovviamente il reddito di cittadinanza, c'è il salario medio garantito, ci sono le pensioni sociali. C'è, insomma, la grande questione redistributiva. Ma è qui che io vedo un deficit dell'azione sindacale. Francamente è un deficit. Il sindacato è in primo luogo un'autorità salariale. Da decenni il sindacato non è più un'autorità salariale, che gli è stata sottratta, in parte sequestrata dall'impresa e in parte sequestrata dalle politiche governative, che favoriscono gli altri ceti rispetto al lavoro. Ma parliamo, è evidente, no? se tu sposti da 65 milioni a 85 milioni l'intervento fiscale per la tassa, diciamo, minima, beh, è evidente che tu ai redditi di un lavoro fai un'operazione di restituzione, mentre i redditi di lavoro sono imprigionati. Allora non solo c'è una grande contesa di classe sul terreno generale, ma c'è anche proprio un intervento sulle politiche legislative. Allora, c'è il complesso della CGIL. Se andò con la passione di sempre, la vicinanza, la partecipazione anche senza, naturalmente senza intervento. Ma io penso che ci sia bisogno, lo dico un po' crudamente, di una svolta. C'è bisogno di una svolta, c'è bisogno di un'uscita del sindacato dal concerto delle istituzioni e riprendere il bandolo della matassa del conflitto, diventare protagonista del conflitto. Lo dico in maniera che così grossolana. Ma perché non si può proclamare uno sciopero generale sulla questione salariale come grande leva per la riapertura di un discorso redistributivo di prima grandezza? Io credo che a questa domanda bisogna rispondere. Se io guardo con interesse al sindacato, perché mi aspetto che si risponda a questa questione, perché no?